Ma è un'opera strategica per quello che ci riguarda. Noi abbiamo già investito quasi mezzo miliardo di euro per garantire questo collegamento trasversale fra l'autostrada A2 all'altezza di Eboli e la provinciale all'altezza di Agropoli, Capaccio Agropoli. Ovviamente è un'opera di valore straordinario per decongestionare tutta l'area sud della provincia di Salerno, per evitare un inquinamento che è drammatico. Nel periodo primavera-estate è davvero impossibile arrivare in meno di 2 ore da Salerno a Pestum Capaccio. Bisogna tener conto che la fascia costiera cilentana è frequentatissima ovviamente da tutti i nostri concittadini della provincia di Napoli, dell'area nord di Salerno, quindi veramente abbiamo centinaia e migliaia di turisti, di visitatori che arrivano in quella zona. Dunque un'arteria come questa, che garantisce un collegamento rapido con la fascia costiera cilentana, è di straordinaria utilità. Per noi è definita un'opera bandiera proprio perché è l'opera di viabilità ANAS più importante che abbiamo candidato e la stiamo sostenendo, al di là di quale sarà il tracciato, che poi ovviamente dovrà rispondere sempre più alle esigenze del territorio, perché è chiaro che l'impatto deve essere il minimo possibile, ma non possiamo non prendere atto che il decongestionamento della statale porterà dei benefici a tutti quanti, oltre che invoglierà ancora di più, se fosse possibile, i turisti ad andare verso sud e verso il Cilento.